L'evento nasce da un'idea di Gianluca Galeazzi ed è organizzato dall'associazione Pesaro Vino e Cultura con il patrocinio del Comune. Il festival si è svolto a Pesaro perché è la nostra città ed è nelle Marche, regione che nel settore enologico occupa un posto di assoluto rilievo per l'alta concentrazione di aziende vitivinicole. Il festival si è basato su un criterio di selezione dei vini, quindi delle aziende, molto semplice, che è quello della bottiglia che comprerei. Questo perché volutamente l'associazione che organizza ha voluto restare, diciamo così, lontana da ogni qualsivoglia ripercussione legata a certificazioni biologiche, biodinamiche, vino naturale, vino non naturale. Quindi abbiamo legato la scelta dei vini a qualcosa di molto più sensoriale che altro. E appunto secondo questi criteri, nell'ambito della serata dei vinaioli presso il GRA è stata premiata l'azienda il cui vino ha riscosso più consensi dal pubblico e del Pesaro Wine Festival con il premio Paolo Angeletti. L'azienda che ha vinto questa prima edizione è un'azienda sarda di Giuseppe Sedilesu con questo ottimo Cannonau. Colgo l'occasione per ringraziare tutte le persone che hanno reso possibile la realizzazione di questo evento, lavorando con grande impegno per diversi mesi. Grazie veramente a tutti. Grazie.